Ciao a tutti. Arriva una nuova settimana, speriamo tutti in cose buone. Svegliarsi alle finestre e godersi l'aria fresca per iniziare la settimana è sempre una scelta interessante. Allora, quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oggi è lunedì 8 novembre 2021. Oroscopo Leone. Luna amica vostra ma anche dei vostri figli. Che bella luna quella di fuoco in sestile a Giove che vi strizza l'occhietto, ma purtroppo non è solo amica vostra, lo è anche dei vostri figli che oggi vi fanno disperare seminando disordine e facendo un mucchio di capricci. Un filo di disappunto se nonostante la giornata festiva e i favori della bianca signora vi tocca comunque coprire il vostro turno di lavoro, nessuna speranza di cambiarlo. Sembra che tutti siano super impegnati o impossibilitati a darvi una mano. Poche parole e ancor meno logica ma il cuore trabocca di sentimenti caldi e intensi, forse con il sesso non andrà proprio a braccetto ma anche se procedono a fasi alterne la cosa non vi disturba, purché passione e romanticismo siano salvaguardati. Serata di svago al cinema o a ballare, sia pure con la mascherina la musica e un abbraccio valgono bene il disagio. I progetti saranno il pane quotidiano della coppia in questo periodo, molti saranno sviluppati sulla base dell'esperienza dei singoli partner, ma molti saranno il frutto di un affiatamento che alimenta il fuoco del sentimento tra i partner. Single con ottime speranze di uscire dalla solitudine e concretizzare un amore nuovo e costruttivo. I nati di giovedì dalla 15.00 alle 21.00 si troveranno ad affrontare situazioni imbarazzanti quanto incresciose, sia in amore, sia sul lavoro che negli affari. Non abbiate timore tuttavia di assumervi le vostre responsabilità ma scansare ed evidenziare quelle degli altri. Mattinata e primo pomeriggio senza particolare enfasi, buone prospettive per la serata in vista di un successo che sarà possibile cogliere grazie a Giove e Saturno che sono ben disposti per voi a partire dal primo tramonto. Se oggi vi accorgerete che una discussione con il vostro partner si sta facendo complicata, sarà meglio che prendiate una pausa e facciate un lungo respiro. In serata vi sentirete agitati. Oggi vi sentirete particolarmente affascinanti e questa vostra carica saprà regalarvi qualche successo importante. Siete combattute tra il vostro amore ufficiale e il vostro amore segreto, soprattutto quelli nati di mercoledì si sentiranno dilaniati e combattuti, presi tra due fuochi. È un giorno incerto, sopraffatti da dubbi e malumori, faticherete a sentirvi in sintonia con voi stessi e con gli altri. Avrai a che fare con persone poco oneste o invidiose. Attenzione! Potrai prendere una decisione sbagliata. Massima prudenza. Alcuni dovranno fare i conti con dei chiarimenti necessari con il proprio partner, mentre la loro gelosia incalza le incomprensioni governeranno la giornata di oggi. I single avranno una mattinata e un pomeriggio senza nessuna emozione nuova. Amore e lavoro oggi risentono di qualche pianeta capriccioso. Coraggio domani arriva presto. Le unioni esistenti oscilleranno pericolosamente, i nuovi amori rischieranno di iniziare come sogni e di concludersi con un brusco risveglio. Qualche tensione in amore e momenti di nervosismo dovranno essere tenuti sotto controllo. Prendete tempo nelle decisioni importanti. È possibile che abbiate qualche credito in giro, che potrebbe risollevare la vostra situazione e che potrebbe salvarvi da eventuali sciacalli. Avvertite un'aria di nervosismo con il sole nel segno per voi contrario dello scorpione da un bel po' di tempo ormai. In famiglia vi si chiederà più impegno, specie se crescete bimbi piccoli o se avete genitori anziani da seguire e curare. La zona del cuore, delle arterie, della circolazione, sono i punti zodiacali anatomici del leone. Esternamente, invece è tutta la parte del plesso solare ad appartenere al vostro segno. Importante per voi tenere sempre sotto controllo, con una vita sana da un punto di vista fisico e alimentare, cuore e circolazione non abusare delle vostre energie, che non sono inesauribili. Hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio.
sarete di certo molto interessati a quello che vi sta accadendo intorno. Sarete altrettanto interessati a quello che potrebbe accadere ancora, ma non potete bloccare letteralmente le persone per discutere. Abbiate pazienza e lasciate che le informazioni vengano a voi in modo libero. Saranno senz'altro più vere e sincere e in questo modo, potrete regolarvi di conseguenza, senza incorrere in disagi di ogni genere. Luna focosa, calda come il vostro cuore, per di più legata al vostro dirimpettaio Giove, generoso, gentile, accattivante anche all'opposizione. Focus della giornata tutto per l'amore, siete innamoratissimi del partner che vi ricambia con pari intensità, insieme educate i vostri figli ad alti ideali, se il pupo non c'è ancora ci sperate, aspettandolo con ansia. Giornata piacevole, imperniata sullo svago e il relax, che non significa starsene in panciolle sul divano, tanta cultura, tanta bellezza intorno a voi vi stimola a uscire insieme ai vostri pupi per gustare qualcosa di bello, come una splendida architettura o una mostra d'arte, e magari anche assaggiare qualcosa di buono. Amore ed Eros. Due punti giornata felice per gli accoppiati, con o senza prole, avete molto da dirvi e da darvi a vicenda, guardando al futuro con fiducia e ottimismo. Tra i cuori solitari o single di ritorno invece c'è qualcuno che non guarda al futuro ma al passato, nostalgia ripensando a una persona che ha fatto parte della vostra quotidianità, poi le cose sono andate diversamente da come avreste supposto all'inizio, ma nell'immaginario è ancora tutto come allora. Perché non provare a ripescarla? Avete cercato a lungo, non riuscendovi, di rimediare a un errore che avete commesso in passato e che ha compromesso una serie di progetti confezionati con il partner. Lasciatevi il passato alle spalle e provate a ripartire. Il cielo vi guarda sorridente. Appassionati e coinvolgenti, vivete una stagione felice per quanto concerne i vostri legami amorosi. Chi invece è single, scopre che una persona conosciuta qualche mese fa gli fa battere il cuore. Non c'è una spiegazione razionale, dovete soltanto trovare in voi la risposta che appare quanto mai ovvia. Lavoro e denaro? Due punti buon lunedì per trattare affari privati, incontrare persone con le quali avevate appuntamento prendendovi un caffè in un bar del centro. Se avete figli, dedicate del tempo a loro sperimentando i giochi della loro generazione o proponendo quelli arcaici della vostra, li troverete entusiasti. Tempo libero per assistere a proiezioni cinematografiche o teatro, liberano le emozioni lasciandovi l'anima pulita come un cielo sereno di primo mattino. Oggi un po' di sforzo vi porterà molto lontano. Le circostanze sono decisamente favorevoli, sappiate cogliere al volo l'opportunità che le stelle vi vogliono regalare e non perdete tempo. Arrivate sul posto di lavoro dotati del vostro entusiasmo che contagia anche i colleghi. Il buon legame che Venere forma in cielo costituisce per voi l'elemento fortunato per farvi avanzare nella carriera, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Benessere. Due punti salute ritrovata grazie a un ritmo tranquillo e rilassato, sono gli svarioni e gli stress a mandarvi co, per questo cercate di mantenere relazioni pacifiche con l'ambiente, anche a costo di accantonare temporaneamente le vostre priorità. Svago e ballo le migliori medicine sia per il corpo sia per l'anima. Vorresti darvi uno stile di vita più sano e salutare, ma avete ancora le idee piuttosto confuse sulle scelte da fare. Iniziate con un po' di movimento, anche una corsa leggera, il vostro corpo ringrazierà. Per lei, iniziale sensazione di stanchezza e leggero capogiro, sarà la pressione bassa o l'umidità nelle ossa. Terapia d'urto? Pensate al vostro lui al momento lontano e il cuore inizia a battere furiosamente mentre la pressione schizza su come una molla. Oh ma che caldo! Per lui, lunedì tutta arte e bellezza con amici che si mettono al pari di Daverio o Sgarbi e la passeggiata tra pittura e natura assume contorni romanzeschi. Full immersion in una fiaba. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.